Cari seguaci di Windows Blog Italia, salve a tutti da Adriano Alfaro. Sorellina dell'ottima AlphaWise U20 e diretta competitor della Creality Ender 3, l'AlphaWise U30 è attualmente la migliore stampante 3D di medie dimensioni sotto i 200 euro, nel momento in cui parliamo è venduta a 160 euro. Questa non è una recensione marchettare, sia chiaro. Per una serie di ragioni che andremo a motivare, l'AlphaWise U30 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo che la rende un vero affare senza rinunciare minimamente alla qualità e alle più moderne funzioni. Ma prima di passare alla review, vi ricordiamo che in descrizione trovate i link alla review sul blog, agli upgrade, ai modelli stampati e a tutto quello di cui parleremo nel video, inclusa la recensione dell'Ender 3 che abbiamo pubblicato qualche mese fa. In vendita da fine novembre 2018, l'AlphaWise U30 rientra nella categoria delle stampanti 3D in kit in stile Prusa. Ha un volume di stampa nella media ed è costruita con materiali di ottima qualità. Include le più recenti tecnologie, tranne il sensore di autolivellamento, ed è progettata per essere facilmente riparabile con ricambi universali acquistabili per poco prezzo online. Prima di entrare nel vivo della recensione, vi diciamo che ha un volume di stampa di 23,5x23,5x25 cm, il letto riscaldato arriva a più di 100 gradi centigradi, ha un ugello da 0,4 mm che raggiunge una temperatura massima di 250 gradi centigradi e può essere sostituito, stampa la maggior parte dei materiali PLA, ABS, PET, PETG, ASA, flessibile eccetera. Ha un display touch a colori da 2,8 pollici, riavvio della stampa se manca la corrente o se finisce il filamento e elettronica integrata. Ma perché costa così poco? Bene, questa è una domanda che fanno in tanti. Allora, AlphaWise è un brand di proprietà di Gearbest, il grande negozio online cinese. AlphaWise produce una vasta serie di prodotti tecnologici, incluse le stampanti 3D, che, come avrete notato, non sono acquistabili presso altri e-commerce, a differenza di Creality, Tevo e altri brand. Ne consegue che Gearbest, producendo e vendendo direttamente i suoi prodotti, riesce a offrirli a prezzi molto democratici. In quanto produttore e rivenditore delle stampanti 3D AlphaWise, Gearbest sta facendo di tutto per garantire agli utenti il miglior supporto possibile, oltre che funzioni all'avanguardia e qualità superlativa. I PR di Gearbest hanno creato un gruppo Facebook ufficiale per le stampanti 3D AlphaWise, dove chiunque può parlare direttamente con gli sviluppatori del firmware e con gli ingegneri che hanno progettato la U20 e la U30. Questi sono apertissimi a qualsiasi feedback della community e rilasciano quasi mensilmente aggiornamenti firmware con nuovi fix e funzioni. In quanto blogger e designer abbiamo ricevuto la U30 in anteprima, con quasi un mese di anticipo. Dopo pochi giorni Pierre ci hanno già inviato privatamente un primo aggiornamento firmware con i fix più recenti e disponibili già prima dell'inizio delle vendite, a testimonianza di come il lavoro degli sviluppatori sia costante e molto professionale, a differenza di altri brand che lanciano sul mercato dei prodotti e poi li abbandonano a loro stessi. Rispetto alla sorella maggiore U20 che arriva in due blocchi preassemblati, l'AlphaWise U30 è assemblata al 50%. Troviamo questa decisione dell'azienda vincente per tre motivi. Il primo è che gli utenti nuovi del mondo della stampa 3D hanno modo di imparare meglio il funzionamento delle varie componenti partecipando in prima persona al montaggio della stampante. Gli utenti esperti invece possono avere il massimo controllo sull'assemblaggio delle parti chiave della stampante che, quando preassemblate in fabbrica, a volte sono montate maluccio. Possono inoltre approfittarne per montare fin da subito degli upgrade, come nel nostro caso. E poi si riducono i costi di spedizione relativi alla catena di montaggio. Abbiamo fatto un unboxing che trovate sempre linkato in descrizione, dove mostriamo rapidamente come confezionate tutte le parti di accessori dell'AlphaWise U30. L'AlphaWise U30 introduce un nuovo concetto di organizzazione dell'elettronica. Infatti è la prima stampante 3D con scheda di controllo, alimentatore e display spostabile a piacimento a destra o a sinistra del telaio, oltre a essere totalmente integrati nello stesso. La U20 ad esempio ha invece un box dell'elettronica separato che occupa molto spazio, mentre la Ender 3 non consente di invertire la disposizione delle componenti a proprio piacimento, anche se comunque sono integrate.
Tutti i collegamenti elettrici sono ben organizzati e isolati per una massima sicurezza anche degli utenti inesperti. Giusto una precisazione per chi viene da una Netta 8 che si ricorderà del MOSFET, che è un dispositivo elettronico che consente di alleggerire il carico di corrente diretto al piatto riscaldato e passante per la scheda madre. Questo è integrato e non richiede alcuna modifica. Ma quali sono i punti di forza dell'Alpha Wise 30? Sono molte le soluzioni progettuali che ci fanno apprezzare così tanto questa stampante 3D, ma ne vogliamo menzionare qualcuno in particolare. Iniziamo dal letto di stampa, che è riscaldabile e in alluminio, equipaggiato con un bel vetro smussato e con sul lato una superficie in stile Build Tech. L'adesione delle stampe a questo materiale è incredibile, non abbiamo mai dovuto stampare con il letto a temperature superiori ai 35 gradi centigradi. Se invece preferiste stampare su vetro più lacca, con temperature intorno ai 60 gradi, non dovrete far altro che rimuovere le clip e rovesciarlo e spruzzarlo per bene con la lacca per capelli. C'è la possibilità di riavviare la stampa se manca la corrente o se finisce il filamento, che funzionano senza problemi e già valgono tutti i 160 euro di questa stampante. L'estrusore non è in alluminio come sull'OU20, ma in plastica iniezione. All'inizio eravamo un po' scettici di questa scelta, ma si è rivelato altrettanto buono. Inoltre ha tolleranze davvero strettissime e per questo risulta idoneo anche alla stampa di materiali flessibili senza modifiche. Il display touch a colori permette un'interazione molto rapida e intuitiva. Il file manager consente di navigare nelle cartelle, c'è un assistente a livellamento del letto di stampa, pulsanti veloci per preriscaldare per PLA, ABS eccetera, massimo controllo sul movimento e sulle impostazioni avanzate del firmware, ad esempio per calibrare i step per millimetri. A qualcuno il fatto che abbia un solo motore per l'asse Z potrebbe sembrare penalizzante, siamo sinceri, dopo aver stretto bene i dadi eccentrici, il profilato dell'asse X è solido come una roccia, come tutto il resto della stampante. La ventola di raffreddamento del materiale estruso è potentissima e va tutto a vantaggio della qualità di stampa. È sicuramente tra le cose che preferiamo. Poi il fatto che sia di dimensioni medio-piccole la stampante porta a due vantaggi principali. Il tubo Bowden è molto corto e la ritrazione ne risente in modo positivo, quindi otterrete stampe più pulite. Poi il letto di stampa è piccolo e leggero e gli assi del telaio sono relativamente corti, che sono caratteristiche che riducono notevolmente le deformazioni durante i movimenti. Questi due aspetti consentono di stampare ad alte velocità senza sacrificare la qualità e senza difetti di ghosting. Sebbene così come venduta sia già in grado di eseguire stampe 3D perfette, è possibile migliorare l'Alpha Wise U30 ancora di più con dei piccoli upgrade facoltativi che ora vi andremo a illustrare. Per prima cosa dovrete assolutamente aggiornare il firmware alla versione con gli ultimi fix. Trovate il link nella descrizione del video. Vi semplificheranno la vita le manopole di regolazione per il letto di stampa che abbiamo progettato e condiviso su Thingiverse. Attenzione, perché per la manopola in fondo a sinistra dovrete stampare la versione più piccola, dato che la grande urta sul motore dell'asse Y. Il cotone isolante è molto consigliato sia di sotto del letto di stampa che intorno al blocchetto riscaldato dell'estrusore, in quanto non solo consente di tenere più stabili le temperature, ma anche di raggiungerne di più alte e consumare meno corrente, affaticando meno la scheda di controllo. L'Alpha Wise U30 risente purtroppo dell'effetto Salmon Skin, quindi vi suggeriamo di installare dei TL Smoother per eliminare il problema. Costano davvero pochi euro e si comprano online. Abbiamo pubblicato un video tutorial per installarli che trovate linkato nella descrizione del video. La guida per il filamento che abbiamo progettato è fondamentale per non farlo sporcare di grasso, andando a rovinare le stampe. Infine, la manopola per estrudere manualmente il filamento è sicuramente tra gli upgrade che più agevolano l'esperienza di caricamento e sostituzione del filamento. Si applica direttamente sull'asse dell'estrusore a pressione. Oltre ai vari upgrade, abbiamo stampato 3D anche alcuni modelli con caratteristiche varie per testare a dovere le capacità dell'Alpha Wise U30. Come slicer abbiamo usato Simplify 3D 4.0.0 per la maggior parte dei modelli e solo per il test finale la nuovissima versione 4.1.1. Come materiale abbiamo usato PLA di varie marche. Il busto è stata la nostra prima stampa con layer da 0,14 mm. È molto evidente l'effetto Salmon Skin. Dunque abbiamo installato dei TL Smoother e l'abbiamo ristampato con lo stesso G-Code, ottenendo un risultato perfetto come previsto.
Abbiamo poi stampato la 3D bench russa con layer da 0,2 mm e c'è stata un'interruzione di corrente, quindi della stampa, che abbiamo riavviato. È rimasto un segno, ma è nella norma. La 3D bench magenta è invece la perfezione assoluta. Come potete vedere, non ci sono particolari gocciolamenti o effetto salmon skin oppure altri tipi di problemi. Il teschio di spinosauro, stampato con layer da 0,14 mm, è composto da due parti incollate tra loro. Essendo molto complesso, abbiamo fatto uso delle strutture di supporto, che abbiamo poi ripulito con cura. All'interno non sarà perfetto, ma è normale, mentre la finitura esterna è impeccabile e ricca di particolari. Quest'altro modello ha richiesto ben 4 sessioni di stampa, 3 per il cervello e una per il cranio. Nonostante sia stato stampato con layer da 0,24 mm, quindi abbastanza alto, i livelli sono praticamente invisibili, tranne che a metà altezza del teschio, quando abbiamo cambiato rotolo di filamento, dato che il primo stava finendo. Le varie parti del cervello, invece, hanno messo alla prova le capacità di stampare più pezzi in una sola volta e quindi la ritrazione, uno dei punti di forza dell'AU30. Dato che ci avviciniamo al Natale, nel momento in cui pubblichiamo questa review, abbiamo stampato dei regalini da costruire. Sono delle renne a puzzle che si stampano in poco più di mezz'ora stampando a circa 100 mm al secondo, una velocità molto sostenuta. Lei è senza dubbio uno dei modelli che più preferiamo e che include un dettaglio difficilissimo da stampare. Parliamo dell'asta della freccia sulla spalla. In questa occasione abbiamo stampato questo modello al 200% di scala con layer da 0,14 mm e pensate che sulla U20 l'abbiamo stampata con successo addirittura al 100% di scala, ovvero la metà più piccola. Aveva i supporti sotto al mento e al naso e sotto il tuppo dei capelli, rimossi senza problemi e senza lasciare segni. Con un tuning migliore dello slicer, siamo sicuri, avremmo ottenuto risultati ancora migliori nella zona delle frecce. Infine, con il nuovo Simplify 3D 4.1.1 abbiamo stampato un test di qualità, superato a pieni voti tranne che per l'overhang. Considerando che era la prima volta che provavamo questa versione dello slicer e che con qualche ritocco ai parametri si vorrebbe ancora migliorare, bisogna ammettere che tutti i dettagli sono stati stampati molto bene. Fanno eccezione 2 archi per testare la sporgenza. Il più corto si è spezzato in fase di stampa, subito dopo aver superato i 60 gradi di inclinazione, mentre il più alto non siamo riusciti a stamparlo perché abbiamo interrotto manualmente la stampa quando si è rotto l'arco più piccolo. Con layer da 0,2 mm, 60 gradi di sporgenza è già un ottimo risultato. Riducendo lo spessore dei livelli o aumentando il diametro del nozzle, si può facilmente arrivare a sporgenze di 70 o anche 75 gradi. L'Alpha Y su 30 si colloca nello stesso segmento di mercato della Ender 3, sia per prezzo che per volume di stampa. Dal confronto, la U30 ne esce vincitrice per una corposa lista di motivi. Ha un display touch a colori che la Ender 3 non ha, ha il sensore di fine filamento che la Ender 3 non ha, ha una ventola di raffreddamento più potente, ha l'elettronica reversibile, riceve frequenti aggiornamenti firmware, gli sviluppatori della U30 sono in diretto contatto con la community. Dall'altra parte la Ender 3 ha 2 o 3 punti di forza, è in vendita da più tempo e online si trovano più upgrade e accessori da stampare, non richiede TL Smoother. Il progetto e il firmware sono open source, ma questo interessa solo agli smanettoni. Nella descrizione del video troverete un video confronto di qualità di stampa tra Ender 3 e U30. Tirando le conclusioni, che sia la vostra prima stampante 3D, la sostituta di una Netta 8 o di qualche altro catorcio che ormai ha fatto il suo tempo, la stampante 3D Alpha Wise U30 per un prezzo inferiore ai 200 euro, ripetiamo adesso sta intorno ai 160 euro, non avrà rivali per i mesi a venire. La qualità di stampa è superba, richiede giusto qualche upgrade. Può stampare praticamente tutti i materiali, ha quasi tutte le più recenti funzioni. Veramente manca solo il sensore di autolivellamento e non escludiamo che gli sviluppatori possano aggiungere il supporto anche a quest'altro accessorio, ovviamente da acquistare a parte. Iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci sui vari canali social per nuovi video sulla Alpha Y su 30 e sul mondo della stampa 3D, oltre che su Windows 10 e tutti gli altri prodotti Microsoft. Un caro saluto a tutti da Adriano Alfaro per Windows Blog Italia.